tra gli altri Maiellaro, Biondo e Donatelli, ma non per questo dimesso e anzi subito in gol già al primo minuto. Cross di Serra, respinta di Terranio e rete di Gridelli, sottolineata dall'esultanza dei tifosi ionici che stanno sostenendo con passione la squadra in questa difficile fase del campionato. Il colpo a freddo spinge la Lazio in avanti, Caso colpisce il palo, ma era in posizione di fuorigioco e l'arbitro aveva già fischiato. Fiorini impegna incontri. Azioni alterne, con momenti di bel gioco, il Taranto con Paolucci e De Vitis. Nel finale del primo tempo cerca di penetrare ancora nella difesa laziale, che non si lascia però sorprendere. Nella ripresa la Lazio manovra con maggiore incisività e decisione, controlla con molta accortezza le scorribande del Taranto e lancia frequentemente in avanti Fiorini. Ed è il centravanti al 25esimo, su punizione battuta da Pin, a battere incontri e a portare di nuovo idealmente la squadra al comando della classifica. È una forte Lazio con la quale il Taranto ha il merito di aver giocato alla pari. Un motivo di rammarico in più a considerare la posizione di classifica sempre più preoccupante per la squadra pugliese. A rincorrere il risultato a Taranto per oltre un'ora. Terranio e Gregucci si scontrano infatti sul cross di Serra e ne approfitta Paolucci che infila. Al Taranto privo di quattro titolari, tutti squalificati, non pare vero. La Lazio è chiamata così ad una gara in salita fino al 70esimo, quando Fiorini trasforma splendidamente di testa una punizione di Caso.